Salve, buongiorno, benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. È finalmente arrivato nelle sale dopo un'attesa durata anni The New Mutants, l'ultimo film di 20th Century Fox facente parte del mondo mutante degli X-Men, capitanati da Wolverine Hugh Jackman. I primi annunci davano il film in uscita lo scorso aprile 2018, ma ritardo dopo ritardo, alla fine la data di uscita nei cinema è slittata fino al 28 agosto di quest'anno, mentre da noi in Italia è appena uscito questo mercoledì, il 2 settembre. Il film, seppure ambientato nel mondo degli X-Men che conosciamo bene, se ne discosterà per raccontare le avventure, o forse le disavventure, di un gruppo di mutanti al loro esordio sul grande schermo, che non hanno avuto la fortuna di essere reclutati da Xavier e che si trovano a vivere un vero e proprio incubo. The New Mutants infatti è un horror, primo esperimento di fusione tra i generi horror e cinecomic. Sembrava che anche Venom inizialmente volesse tentare quella strada, ma poi è uscito un film comico. Ups. Direttamente dalle pagine dei fumetti Marvel omonimi, quindi, arrivano i protagonisti del film. La testata The New Mutants, pubblicata fra il 1983 e il 1991, introduceva nell'universo fumettistico Marvel un intero inedito gruppo di mutanti, giovani futuri eroi e nuova generazione di studenti del professor Xavier. Per esigenze produttive, nella trasposizione, alcuni personaggi, seppur centrali, almeno nelle storie dell'epoca, sono stati completamente tagliati, riducendo soltanto a 5 il numero dei protagonisti del film. Ognuno di questi conserva in The New Mutants il proprio nome di battaglia e i propri poteri originali, mentre la trama del film si discosta in realtà completamente dal fumetto. Ma chi sono i protagonisti del film? Mirage o Mirage, non so come si legga sinceramente, a me piace di più Mirage, ma probabilmente si leggerà Mirage. Si tratta di Danielle Moonstar, uno dei pochissimi supereroi nativi americani. È infatti una Cheyenne, il suo potere le permette di creare illusioni corrispondenti alle peggiori paure dei suoi avversari. Nei fumetti Danielle negli anni compie un percorso maturo e affascinante, passando dal diventare una valchiria di Odino, una collega di Tessa Thompson in Thor per capirci, arrivando a guidare una squadra di eroi e infine negli ultimi anni diventando lei stessa una nuova mentore di una nuova generazione di studenti dello Xavier Institute. L'interprete del personaggio è l'attrice Blue Hunt, qui al suo debutto sul grande schermo. Wolves Bane, a.k.a. Rand Sinclair, nei fumetti frutto della relazione fra un reverendo e una prostituta. Era stata poi cresciuta dal primo, che l'aveva sempre trattata in modo spregevole, considerandola la prova vivente dei suoi errori. Nel momento in cui i suoi poteri mutanti si manifestano, trasformandola in un lupo, praticamente Wolves Bane è una specie di licantropo, cercò addirittura di ucciderla. Nel film Rand svilupperà una relazione con Danielle, che nei fumetti era forse stata ventilata all'epoca, ma mai davvero affrontata, considerando che erano gli anni 80 e le protagoniste sarebbero state due preadolescenti. L'interprete di Wolfsbane nel film è Maisie Williams, ovvero Arya Stark in Game of Thrones. Magic. Nei fumetti la storia di Ilyana Rasputin, sorella minore del più famoso X-Men Colosso, è una delle più complesse della storia mutante. Basti sapere che oltre ad avere potere di teletrasporto, Magic ha studiato la magia nera a fianco di un demone, ha forgiato una spada che è una vera e propria estensione della sua anima, è morta a causa di un virus stermina mutante, risorge poi grazie ai poteri demoniaci e diventa per breve tempo anche uno degli avatar della Fenice come Jean Grey. Nel film è interpretata da Anya Taylor-Joy e per semplicità i suoi poteri magici sono stati resi parte del suo potere mutante. Cannonball. Sam Guthrie era il classico stereotipo del campagnolo un po' rozzo, con tanto di paglietta all'angolo della bocca, ma dal cuore d'oro. Da giovane e inesperto diventa pian piano un leader navigato e un membro di spicco prima degli X-Men e poi degli Avengers. Il suo potere è quello di volare proiettando un campo di invulnerabilità. E il suo volto nel film è quello di Charlie Heaton, che molti di voi ricorderanno per aver interpretato Jonathan Byers in Stranger Things. E infine chiudiamo con Sunspot Riccardo da Costa, un mutante capace di manipolare l'energia solare e usarla per ottenere abilità come superforza e invulnerabilità. Un personaggio le cui storyline nei fumetti sono sempre state talmente pasticciate che alla fine la cosa davvero rilevante è che poi in qualche modo anche lui ha fatto il salto di carriera, è diventato un Avenger. Il suo interprete nel film è l'attore brasiliano Henry Zaga, che forse potreste aver visto in Teen Wolf nel ruolo di un certo Josh Diaz, non lo so, io non ho visto Teen Wolf quindi non ce l'ho presente, oppure in 13, in cui interpreta un certo Brad, ruolo ricorrente in 7 episodi a quanto ho letto, ma onestamente io non me lo ricordo proprio. Fun fact, non vi aspettate una scena dopo i titoli di coda, perché non ce ne saranno. The New Mutants infatti conclude completamente il ciclo mutante di 20th Century Fox, prima dell'attesissimo reboot
reboot degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ancora non si sa come né quando, però vediamo. Quindi non ci sarà nessuna scena che sottintende una qualsiasi storyline del futuro. Gli X-Men e i mutanti Fox terminano qui la loro corsa. 20th Century Fox, per te Miss Italia finisce qui. Ma bene cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi su The New Mutants. Adesso fatemi sapere la vostra, io ancora non ho visto il film. In ogni caso voi fatemi sapere se lo avete visto, e se l'avete visto fatemi sapere qual è il personaggio che vi è piaciuto maggiormente. Grazie per essere stati con me, io vi ricordo di iscrivervi ai social e al canale di Screen Week qualora non l'abbiate ancora fatto, e per altri contenuti di cinema e serie TV venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!